In quel tempo molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria, invece, stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo?» Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Marta ascolta che Gesù viene e gli va incontro, va all'incontro con lui. E come vedremo in questo testo, tutti si muovono. Gesù si è mosso da oltre il Giordano a Betania. Marta esce dal villaggio dove c'è la morte. Maria uscirà dalla casa. I giudei erano usciti da Gerusalemme. Lazzaro uscirà dal sepolcro. Tutti escono. La nostra vita di fatto è un'uscita, è un esodo, fino a quell'ultimo. Qui si dice che ascoltò e gli va incontro. Ecco, il principio della fede è questo: ascoltare il Signore che viene e poi uscire per andare incontro. Cioè, la fede innanzitutto è ascolto di una possibilità nuova e poi muovere i piedi e andare all'incontro per fare esperienza di questa realtà nuova. Ecco, in questi versetti c'è il passaggio di Marta dall'attesa di un miracolo, della resurrezione di Lazzaro, di suo fratello, alla sua resurrezione. Cioè Marta che crede che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, che viene nel mondo. E tutto il Vangelo di Giovanni è scritto appunto perché crediamo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e in lui abbiamo la vita eterna. Quindi a questo momento Marta ha la vita eterna, mentre è in vita, non solo dopo morta. Quindi Marta realizza pienamente quello che è l'obiettivo del Vangelo. Quindi la vera resurrezione è quella di Marta, non quella di Lazzaro. Lazzaro deve ancora risorgere perché è già morto la seconda volta e la sua rianimazione di cadavere è solo un segno esterno per procurare invece a Marta qualcosa di molto più profondo, ed è ciò che appunto il Vangelo si propone di raggiungere anche con il lettore. E Gesù gli chiede: «Credi questo?» In genere nel Vangelo si dice credere in Dio, in Gesù, non credere queste cose, queste parole. Dice, no, proprio, sono queste parole da credere, che Lui è risurrezione e vita. Vivere in comunione con Lui è già vivere ora la vita di Dio, è già avere lo Spirito Santo. Ecco, e Marta risponde: «Sì, Signore, Signore il Kyrios, il Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che viene nel mondo». A questo punto Marta è risorta, non ancora Lazzaro. E la resurrezione è credere nel Signore, nel Cristo, nel Figlio di Dio, che viene nel mondo a far che? A aprire i nostri sepolcri, a comunicarci la sua vita, a eliminare per sempre la morte, perché ci dona una vita nell'amore, e l'amore è eterno perché è Dio.